Ancona, 25 maggio. Siamo al porto in attesa di imbarcarsi per andare a fare la tournée in Grecia. Vengono fatti gli ultimi preparativi prima dell'imbarco. Ed ecco che viene dato l'ordine di poter incominciare a caricare i primi carri sulla nave greca della compagnia El Greco. A dirigere le operazioni di carico è Nevio Erani. A uscire i mezzi del circo. Escono per prime alcune roulotte. Ed ecco i primi carri del Circo Messico. Carovana del signor Guido. Terminate le operazioni di scarico al porto di Patras, vi pernottiamo la notte, dove il giorno dopo al mattino si incamminiamo per raggiungere il porto di Pireo. L'autocolonna del Circo Messico sta percorrendo questa strada, che sono 230 chilometri, per raggiungere il porto di Pireo. Tutti i carri, ci avviamo verso Rectimo, dove debutteremo la nostra tournée in Grecia, una veduta dell'isola di Creta.
rectimo che abbiamo fatto 3 giorni, il circo si sposta a Cagnà, dove lavoreremo per 12 giorni. Sono state preparate e vengono alzate per mezzo di motorini elettrici. Il fascino antico del mondo del circo. Il pianto è spianto. Per il fatto che tira un vento abbastanza forte, abbiamo dei problemi per alzare il chapiteau. Signor Guido consiglia i figli Nevio e Riccardo di attendere un pochino prima di alzare il chapiteau, dato che c'è vento. Facciamo 6 metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi. Ora va.
riusciti a montare il circo anche con il vento e proseguiamo velocemente con il montaggio per essere pronti al pomeriggio per dare inizio al primo spettacolo delle ore 7. A causa di un forte vento che ha fatto dei danni allo chapiteau, diamo il nostro spettacolo all'aperto. Sapore di sale, sapore di mare.
Chi l'ha capito domani? Stani, le sue impressioni prima che va fuori. Cosa vuoi dire? Di quello che ti senti. Io lo vedo tutto all'incontrario. Come se tu senti io qua? Massimiliano, chi l'ha capito di distinguere? Massimiliano? È una tappaccia vera. È possibile così. Chi è come? Chi è come? Proprio vicino alla spiaggia. Così tutti i componenti del circo stavano tutto il giorno al mare e rientravano nelle roulotte poco prima che iniziava lo spettacolo. Scaricati tutti i carri del circo dalla nave greca, sostiamo al porto per le ultime operazioni di dogana. Dopodiché ci incammineremo alla volta di Loreto, dove daremo le prime rappresentazioni in Italia. Siamo arrivati a Loreto, stiamo preparando per innalzare il nostro tendone, dove il giorno dopo daremo il primo spettacolo in Italia. L'avventura è terminata.